Bonjour a tous. Allora, vi dico già che il mio uccellino sta continuando a fare dei fischietti, quindi se sentite qualcosa che vi disturba durante la registrazione è lui. Eccolo appunto, fino adesso che urla come un pazzo. Allora, noi facciamo le prepositions des lieux, sono delle altre rispetto a quelle che abbiamo visto prima. Quelle che abbiamo visto prima spero ce le abbiate abbastanza chiaro, perché sennò mi farete un gran pasticcio. Perciò, chiare quelle di prima per poter fare quelle di adesso, ok? Andiamole a vedere. A côté. Cosa significa côté? Le chat è à côté de l'arbre. À côté, accanto, a fianco. Qui invece sono uno di fronte all'altro, quindi sarà en face, di fronte, eh? En face. Le serpent se trouve en face de l'enfant. Ok? En face, uno di fronte all'altro. Poi ve le faccio rivedere più piano, queste terminologie, quindi tranquilli che avrete quello spazio per ricopiare. Au milieu significa le chasse è au milieu de la forêt, significa in mezzo. Fate attenzione, non tra la foresta, ma in mezzo alla foresta, perché tra, quando era tra due cose, si diceva entre. Questo invece è au milieu, ok? Vuol dire in mezzo. Poi avete questo. Sono due figure uguali perché le due preposizioni che andiamo a vedere adesso sono in contrapposizione, cioè una è all'opposto dell'altra. Loin et près. Allora, loin et près. Vogliono dire lontano. Le chat est loin de nous. Si trova lontano da noi. E vicino. Le chat est près de nous. Vicino a noi. Au coin. Au coin è quello che è un po' più difficile, di solito quando ve la dovete ricordare, significa all'angolo. E quindi avrete le chat est au coin du salon. È nell'angolo del salone. Qua significa anche angolino. E questa frase significa è più bello nell'angolino del fuoco, è più confortevole, eh? Nell'angoletto del fuoco. Quindi o qua. Adesso andiamo a fare una panoramica di tutte quelle che abbiamo visto ora, con tanto di traduzioni e con la pronuncia. Ora dovete avere foglio e penna, se non l'avete già scritto prima, perché dovete ricopiarvele e segnarvi bene la pronuncia, ok? Partiamo dalla prima. A côté. A côté, si legge e si scrive uguale, significa accanto, a fianco. Au milieu, vuol dire in mezzo. A U si legge O e U si legge E, au milieu. Loin, O I si legge Uan. Loin, vuol dire lontano, loin. Il contrario, che è anche più facile da pronunciare, pre, pre, vicino. O, a U si legge U, quan, o I si legge ua, quan. Voi sentite tra una A e una E, perché poi c'è anche la nasale qui, di in, allora è come questa, eh? O, quan, loin, o, quan, all'angolo. Infine, facile. En face, en face, mi raccomando, si legge en, en face, di fronte. Ok? Adesso guardiamo se ve le siete più o meno memorizzate facendo questi esercizi e quindi dovete dirmi dove si trovano gli animali di questo zoo rispetto a dove vi dirò io. Partiamo dalla tigre. Le tigre rispetto all'entrata. Vedete che si trova accanto. Accanto si diceva a côté. Quindi, le tigre è à côté de l'entrée. Adesso dove si trova l'ours? Rispetto al lion. Si trova, allora potreste sempre dirmi accanto, naturalmente, ma visto che l'abbiamo già usato, ne diamo un'altra. Quindi voglio vicino e perciò l'ours è près du lion. Poi procediamo. L'éléphant. L'éléphant, vedete che è all'angolo dello zoo. Quindi, l'éléphant è au coin du zoo. E le rhinocéros è in mezzo allo zoo, in mezzo. Le rhinocéros è au milieu du zoo. La tortue, par rapport à l'hippopotame. Allora, vous voyez, sono uno di fronte all'altro, quindi la tortue è en face de l'hippopotame.
Enfin, vous avez le cheval par rapport au tigre. Alors, où se trouve le cheval? Lontano. Donc, le cheval est loin du tigre. Ora, se voi avete fatto l'esercizio con me, dovreste aver avuto difficoltà a capire come dovevate mettere la preposizione dopo. E adesso è quello che ci andiamo a vedere. Cioè, cosa si usa dopo le preposizioni che abbiamo appena visto? Allora, abbiamo visto, questo è un esempio, Le cinema se trouve à côté, che adesso sappiamo dire accanto, au milieu, in mezzo, près, vicino, loin, lontano, o qua, all'angolo e en face, di fronte. Ma cosa ci va dopo? Dopo ci vanno le preposizioni articolate che si formano a partire da du. Quindi du, de là, se la parola che abbiamo dopo sarà femminile, de l'apostrophe, se la parola dopo inizia per vocale, se invece plurale abbiamo de. E allora, supponiamo di avere questi qui. Le cinéma se trouve à côté du musée, perché museo è maschile. À côté du supermarché, perché è maschile. Oppure, à côté de la gendarmerie, ou bien de la piscine, perché sono femminili. Se avrò qui inizia per vocale, de l'apostrophe, loin de l'église, loin de l'école, e se invece abbiamo qualche plurale, posso usare des, en face des magasins, en face des maisons. Quindi, che cosa sono questi? Articoli contratti. Ora, in sé, se voi ve la studiate così, non è poi così complicata. Qual è il problema? Cioè, dov'è che sbagliate di solito? Che il vostro cervello ovviamente pensa in italiano. Quindi voi, quando dovrete pensare, penserete in mezzo alla piazza, oppure vicino alla chiesa. Voi usate comunque degli articoli contratti anche in italiano, quindi delle preposizioni articolate. Il problema è che sono diverse da quelle che si usano in francese, perché noi in italiano usiamo le preposizioni articolate che si costruiscono con a, mentre in francese dovete usare quelle che si costruiscono con de. Perciò in italiano direte al, alla, in francese no, mai. Si deve sempre usare du, de la, de l'apostrophe e de. Allora, quando io vi do degli esercizi solo così, li fate tutti giusti. Quando vi do delle traduzioni da fare, me le impasticciate, perché vi dimenticate che gli articoli contratti usati in francese sono diversi da quelli in italiano. Pensate sempre che sono all'opposto, è lì il trabocchetto, ok? Quindi dovete pensarci, eh? Adesso facciamo un esercizio in cui vi allenate a mettere effettivamente gli articoli contratti giusti. Potete sempre leggere quello che vi siete messi prima come appunto, eh? Allora, le cinéma. Dove si trova? In mezzo alla città. In mezzo si dice au milieu. Abbiamo detto che non si può dire alla, ma andrà detto della, e poi città, ville. Quindi, au milieu de la ville. Ok? Adesso fatene voi, eh? Allora, où se trouve l'école? Allora, l'école è vicino o accanto? Accanto al cinema. Accanto si dice à côté, cinema è maschile, quindi à côté du cinéma, perché cinema è maschile. E où se trouve le commissaria? Rispetto alla scuola, lontano dalla scuola. Scuola inizia con una vocale, allora lontano, loin, de l'école, perché inizia per vocale. Invece, où se trouve le supermarché? Eccolo lì, di fronte al cinema. Di fronte abbiamo già visto come si dice al cinema, ma cinema è maschile, la preposizione articolata sarà quindi du, en face du cinéma. E où se trouve la maison? Eccola lì, all'angolino del quartiere, eh? All'angolo, quindi all'angolo o qua, quartiere, del quartiere, du quartier. Allora, questa qui è l'unica che non vi dà problemi perché è spiaccicata la traduzione italiana, all'angolo del quartiere, quindi fate la traduzione normale. Bene, ora andiamo a vedere où se trouve l'hôpital. L'hôpital l'abbiamo messo lì, quindi è vicino al commissariato, al cinema, al supermercato. Vicino, andate a vedere, si dice près. Tutti i commissariati, cinema e supermercato sono maschili, quindi près du cinéma e du commissariat e du supermarché. Ok? Allora, adesso, se non l'avevate ancora fatto,
vi andate a fare questo schema. Dovete già aver scritto le traduzioni di quello che è scritto in questo pallone arancione. Mi andate invece a fare lo schemino dove avete inserito anche du, de la, de l'apostrofe, de, insieme a quando si usano, cioè davanti a un maschile, femminile, vocale, plurale. Ok? Ve la tenete un attimo questa slide se vi serve. Ora, voilà c'est tout, quindi abbiamo finito. Ricordate gli esercizi. Cercate di andare a ripassarmi le altre preposizioni di luogo che reggono gli articoli. E infine, ragazzi, dovete studiarmi queste preposizioni qua. Poi vi ricordo come ultima cosa che se volete fare degli esercizi in più, oltre a quelli che vi ho già dato in classe, mi andate a fare anche quelli che vi ho lasciato nel link qui sotto. Ok? E bon, allora alla prochaine e studiate perché l'interrogazione è proche.